Abbiamo trovato ragazzi un po' agitati, abbiamo fatto il controllo della saturazione, abbiamo trovato la saturazione tutto ok, c'era un po' di bruciore, sentivano un bruciore alla gola e un po' di mal di testa. È la condizione in cui i soccorritori della Misericordia di Pistoia, arrivati all'istituto Pacini insieme ai medici del 118, hanno trovato i ragazzi di una classe della zona succursale dell'edificio di Corso Gramsci. L'allarme era scattato poco prima, dopo che questi avevano lamentato dei disturbi. Si è così attivato il protocollo delle maxi emergenze, con l'arrivo al fianco del personale sanitario che ha verificato le condizioni degli studenti, di vigili del fuoco e forze dell'ordine. Sono accorsa subito anch'io, effettivamente all'interno di quell'aula non si respirava bene, quindi ho allertato, ho chiamato il 112, è venuta l'emergenza sanitaria, sono venuti i vigili del fuoco, abbiamo appurato che i ragazzi non hanno nessun tipo di problema che riguardi la loro salute e i vigili del fuoco hanno appurato che non c'è niente di strutturale, nessun pericolo e quindi diciamo una risposta sicura non l'abbiamo, probabilmente non è escluso qualche scherzo all'interno della classe e quindi ragazzini che hanno voluto fare una goliardata, spero, perché questo diciamo comporterebbe nessun rischio per la salute. Avete fatto delle verifiche, le prime hanno riguardato le tubazioni del gas e tutto per assicurarsi che non ci fosse questo rischio, no? Queste sono le prime mosse. Quella è stata la prima cosa che ho fatto, ho chiamato la proprietà dell'immobile e mi hanno assicurato immediatamente che non c'erano tubature o problemi che potessero riguardare insomma, delle situazioni che avrebbero portato particolare rischio per i ragazzi. E la cosa mi è stata confermata dai vigili del fuoco che hanno fatto delle indagini accurate e quindi diciamo nessun rischio per i nostri ragazzi del Pacini. Tutto è bene quel che finisce bene, diciamo. Mi sembra, a parte le ambulanze all'esterno, i ragazzi in classe quasi non si sono accorti di niente delle altre classi. Assolutamente no, rimaniamo un po' così scioccati noi che siamo accorsi, ma perché abbiamo a cuore insomma, la salute dei nostri ragazzi e quindi è questo che ci ha preoccupato. Per il resto è tutto a posto.